Dai, intanto grazie Gianfranco per l'invito e per la possibilità di organizzare questo confronto a più voci, anche con sensibilità e percorsi completamente differenti. Io non ho ovviamente timbro che hanno gli interlocutori che mi hanno preceduto. La competenza in materia economica e la profondità di analisi rispetto ai meccanismi che vanno adottati. Provo a ragionare su un quadro che c'è, il quadro in cui ci troviamo e un po' anche sull'uscita politica che secondo me è necessario provare a delineare. Intanto un dato. Questa pandemia, questo Covid, questo flagello che ha sconvolto il mondo, arriva nel momento in cui l'Occidente e i suoi stati nazionali erano nella fase peggiore, con classi dirigenti estremamente fragili, per utilizzare un eufemismo, se guardiamo i protagonisti dell'asse anglo-americano, Trump e Johnson, pittoreschi e pericolosi. E arriva nel momento in cui gli stati nazionali erano più deboli, fragili e debilitati da anni di tagli e da anni di liberismo e di austerità intensiva. Noi abbiamo detto giustamente, perché c'è un elemento di verità significativo, che il nostro sistema sanitario nazionale era forte e avrebbe retto la pandemia. È stato così. Lo sforzo straordinario dei nostri medici, degli infermieri, del personale. Ma noi sappiamo che il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico Italiano arrivava all'appuntamento con il Covid dopo 10 anni di tagli lineari e con un rapporto tra spesa pro capite a cittadino e prodotto interno lordo che era un punto e mezzo di PIL sotto la media europea. Con uno Stato centrale che viveva una disarticolazione che era frutto di errori passati, abbiamo contribuito anche noi. Artù, scusami un attimo. Artù, scusa, spegnete i microfoni, ragazzi. Chi non sta intervenendo, ecco, grazie, se no si crea un sottofondo fastidioso. Scusa, Arturo, prego. Figurati, come sinistra e sinistra democratica di questo paese, abbiamo visto l'emergere dei particolarismi regionali. Quanto anche nel lessico ormai sia entrata questa parola governatore in maniera fortissima, quando in Italia l'unico governatore che c'è è quello della Banca d'Italia. E questa articolazione, questa babele di ordinanze di DPCM, quanto abbia contribuito anche, diciamo, a incasinare la situazione nella fase più drammatica e delicata. Terzo punto. Uno Stato debilitato anche nelle sue articolazioni burocratiche. Guardate, poi ci vengo perché la faccio breve, ma lo hanno detto Emanuele Felice, l'ha detto Pandolfi. Insomma, queste manovre che sono state fatte hanno una potenza di fuoco nettamente superiore a quelle degli ultimi 20 anni. In deficit. Insomma, 25 miliardi il Cura Italia, 55 miliardi il decreto rilancio. Poi sono d'accordo, forse il termine non è azzeccato e dopo dirò perché. 80 miliardi in un mese sono 5 volte la manovra di bilancio che è stata fatta a dicembre. E la mole di risorse che è stata messa sulle casse integrazioni in deroga è, diciamo, una mole che
che è 5, 6, 7 volte quella che viene messa in campo ogni anno. Immaginare di riuscire a gestirla in tempi rapidi era probabilmente un'illusione, tant'è che abbiamo avuto problemi, ce ne sono ancora, sono drammatici, soprattutto nella triangolazione regioni-INPS, ma questo accade perché tu hai una macchina burocratica, un neocentralismo regionale che si salda con le difficoltà dello Stato centrale, che non riesce a far atterrare i soldi. Una pandemia così gigantesca, nella fase in cui lo Stato era più esposto e più debole, ci ha rivelato che cosa? Che occorre riprendere, lo veniva detto da Emanuele, a investire sul pubblico, sui beni pubblici, sulla necessità di una burocrazia più snella, ma sicuramente più innovativa, di regole magari più semplici, ma che non dismettano l'armamentario dei controlli, perché occhio, sappiamo cosa si è sempre combinato sulla strada dell'emergenza nel nostro paese. Tutti a dire replichiamo il modello Genova, mi piacerebbe, ma è chiaro che una cosa è una opera pubblica, altra cosa è una mole di investimenti che non possono andare tutti a trattativa diretta, discrezionale, magari nelle mani dei presidenti delle regioni. Guardate che su questo si gioca una partita molto seria, che riguarda le chiavi del potere politico italiano e riguarda anche le chiavi di chi comanderà sul terreno delle imprese e quindi anche, voglio dire, il peso non secondario che potranno avere le organizzazioni criminali dentro questo passaggio. Quindi ci troviamo di fronte alla crisi dello Stato nazionale e a interlocutori internazionali, a partire da un'Europa che sta provando faticosamente a fare uno scatto di reni, anche su iniziativa, questo va detto, determinata dal presidente Conte. Guardate che lo dico amichevolmente al mio amico del Partito Democratico Emanuele Felice, amico e compagno. Se l'avessimo fatta da soli noi quella trattativa, dico noi del centrosinistra tradizionale, senza la spinta di forze immature di chiara matrice populista, ma che hanno finalmente, dopo l'errore all'inizio della legislatura, scelto il campo democratico e progressista, se l'avessimo fatta noi, che abbiamo un livello di autonomia rispetto all'Unione Europea inferiore rispetto a quella che aveva il Partito Comunista Italiano negli anni 60 all'Unione Sovietica, scusatemi il paradosso e la battuta, anche nella capacità di mettere qualche accento, probabilmente non l'avremmo spuntata e non l'abbiamo ancora spuntata del tutto rispetto ai recovery fund, rispetto a un ridimensionamento delle condizionalità sul MES, che è un dato oggettivo, piaccia o meno. Poi io sono d'accordo, usiamolo, evitiamo lo stigma, usiamolo quando ci sarà un pacchetto di paesi più consistenti che ci sarà andato. Però guardate che quella maggioranza, con quella particolarità di forze sicuramente europeiste come siamo noi, ma anche di forze che venivano da un altro percorso, ha garantito e consentito una spinta verso l'Europa a dire: beh, da una crisi simmetrica non si può immaginare di uscire con le stesse risposte del 2008. Non è detto che ce la facciamo, la partita è ancora aperta, il negoziato è durissimo, però io credo che da questo passaggio può nascere un'Europa diversa, anche perché, l'ho detto prima, la crisi pandemica incrocia la crisi delle classi dirigenti occidentali. La guerra fredda
che Trump sta provando a rianimare nei confronti della Cina, che ha le sue oggettive responsabilità e che sicuramente non è un modello, diciamo, come dire, per noi dal punto di vista culturale, democratico, e non devo spiegartelo. Rischia di essere una partita che schiaccia l'Europa. E vedo anche in Italia, compresi alcuni gruppi editoriali autorevoli, un partito anticinese all'opera, che magari prova a alzare le bandiere dell'europeismo acritico, ma che in realtà sta facendo un piacere alla campagna elettorale di Trump, il cui unico argomento sarà, visto il fallimento totale della gestione della pandemia, sarà lo scontro all'arma bianca con la Cina. Quindi noi siamo dentro questo passaggio, e chiudo su questo, il governo, i temi. Non ritorno. La manovra è una manovra di tenuta, ci sono cose importantissime che non era scontato che si ottenessero. La cassa integrazione in deroga, che deve arrivare, come ho detto, anche ad aziende con un solo dipendente, non è una cosa da poco. Persino il REM, che andava fatto in maniera un po' più solida, sono d'accordo, e forse a troppe condizionalità, è una scelta che ti indica una strada, il reddito di emergenza. Così come altre misure che sono state prese, persino su settori su cui troppe volte siamo andati in ritardo, dalle partite IVA al lavoro autonomo. Ma è chiaro che è un provvedimento che forse soltanto sulla parte degli ecobonus segnala un tentativo di delineare una strategia di ripresa, di rilancio, di transizione ecologica e sostenibile. Ci vuole molto di più. E questo significa avere una maggioranza che si trasforma in una coalizione politica, che passa dalla resistenza alla destra al progetto, perché è evidente che in questa fase, lo dimostra le dichiarazioni del capo della Confindustria, anche ieri, che vuole rivedere di nuovo il modello contrattuale, nel giorno dell'anniversario dello Statuto dei lavoratori, non devo aggiungere altro. È chiaro che c'è qualcuno che sta provando a fare, dal suo punto di vista, una sana lotta di classe. Non voglio semplificare, la società italiana è molto più complessa, però è chiaro che o questa coalizione capisce che la partita qual è, arrivano un po' di soldini, mica glieli facciamo gestire a una coalizione centrosinistra depurato dal renzismo, anche se poi in realtà non è del tutto vero. Basta guardare l'IRAP e basta guardare il fanatismo con cui si è sostenuto il maxi finanziamento alla Fiat. E il Movimento 5 Stelle, cioè una coalizione che almeno prova a parlare con il sindacato, che almeno prova a impugnare la questione sociale, non la dimentica, che non ha nel programma l'idea della flat tax, eccetera, eccetera, eccetera. Guardate che proveranno a toglierla di mezzo su questo terreno. Ma tu non riesci a evitare che questo accada se non fai un salto di qualità. Se questo amalgama diventa qualcosa di più omogeneo, se prova a individuare le 3-4 bandiere, il rilancio, il ritorno al pubblico, la transizione ecologica, un'idea del lavoro stabile e di una ridistribuzione e riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, tutte questioni che non voglio, su cui non voglio ritornare, ma su cui c'è la sfida politica, oppure ho l'impressione che gestita la pandemia, tema non è Renzi che gioca con la politica e dice un quarto d'ora faccio un governo, come dire, viene gestito ed eterodiretto da altri, anche se lui non lo sa, ma l'operazione in campo è chiara: spegnere la spinta riformatrice timida
ma che c'è di questa maggioranza e provare a fare un'operazione che porta, diciamo, come dire, a un nuovo governo più neutro sul piano sociale, più liberista sul piano economico, dove lo Stato serve quando paga, ma non può immaginare né di programmare né di pianificare né fare politica industriale. Io mi fermo qui e ti ringrazio.